Allora, dobbiamo iniziare la seconda sessione. Se per favore chiudete le porte, ne lasciate una sola aperta, così. Questa seconda sessione parla di riproduzione e ormoni. Il mio co-chairman è il dottor Maestri, che è un epidemiologo del CEVEAS di Modena, che presenterà le ultime relazioni, le prime due le presento io, ed è con piacere che inizio la presentazione di Carlo Alvigi, che ringrazio particolarmente perché so che solo ieri era in Egitto, al Cairo, quindi è arrivato fino a qua passando dalla sua sede, che è l'Università di Napoli. Alvigi ci parlerà della storia riproduttiva e induzione dell'ovulazione. Prego. Benissimo, grazie, buon pomeriggio a tutti. Desidero ovviamente in primo luogo ringraziare gli organizzatori, il professore Cosignani, il professore Volpe, il professore Cagnacci per questa opportunità che mi è stata offerta di affrontare un argomento per certi versi impegnativo e spinoso, se non altro per la, tra virgolette, inconcludenza della maggior parte dei dati riportati in letteratura. Quindi cerco di entrare subito nel vivo dell'argomento perché abbiamo alcune informazioni da elaborare, da metabolizzare. Ecco, sotto il profilo statistico, epidemiologico, potremmo dire, la valutazione dell'impatto delle terapie ormonali sul rischio oncologico è particolarmente difficoltosa, soprattutto per quella che appunto gli epidemiologi chiamano gestione dei confounders, di tutti i fattori di confondimento che in qualche modo possono impattare poi su quello che realmente ci interessa, cioè il nesso di causalità che esiste tra determinate terapie e il rischio di sviluppare una neoplasia. Basti pensare al fatto che molte condizioni cliniche e molte patologie che sono di per sé causa di sterilità sono legate ad un maggiore rischio di sviluppare delle neoplasie. È il caso dell'endometriosi, della micropolicistosi ovarica, e qualcuno ha riportato dati anche relativi alla malattia infiammatoria pelvica. Questa è una suggestiva teoria relativa allo sviluppo dell'endometriosi, a questo famoso nesso, a questa associazione statistica che esiste tra endometriosi e determinati tipi di neoplasie epiteliali dell'ovaio. E c'è qualcuno che sostiene che siano due entità diverse, nel senso che due entità condividano fattori di rischio in comune, e questo potrebbe appunto giustificare l'associazione, o che in alcuni casi l'una possa rappresentare l'evoluzione dell'altra. Altrettanta rilevanza vorrei dare al problema della micropolicistosi ovarica, perché ecco, è difficile addentrarsi in tutti gli argomenti, però per molti anni si è ritenuto che l'incremento dell'incidenza di alcune neoplasie, mi riferisco soprattutto all'endometrio, alla mammella, in associazione alla micropolicistosi, potesse essere l'effetto di un clima estrogenico dominante o comunque di uno sbilanciamento tra la quota estrogenica e la quota progestinica. In realtà questo resta valido come costrutto, però sta emergendo sempre di più il ruolo di alcuni fattori di crescita come l'IGF-1, che come sappiamo è, in relazione anche al discorso appunto dell'iperinsulinismo, espresso in maniera anomala e prodotto appunto in maniera anomala nella maggior parte di queste pazienti. Non ci dimentichiamo che stiamo parlando di un mitogeno che di per sé potrebbe stimolare, potrebbe appunto esercitare la propria attività a livello endometriale o a livello di alcuni distretti della mammella. Quindi anche in questo caso è difficile ricostruire i meccanismi patogenetici, però è importante sottolineare che di per sé questa condizione, che gioca un ruolo chiave dal punto di vista epidemiologico nel determinismo della sterilità di coppia, è di per sé appunto causa di, diciamo, può essere associata a un aumento del rischio di alcune neoplasie. Per cui ho cercato un po' di, ovviamente un qualche cosa di arbitrario, ecco, è una mia scelta, vorrei partire da alcuni presupposti fisioendocrini, cioè la domanda è perché determinate terapie o determinate situazioni dovrebbero incrementare il rischio oncologico. E una volta date le basi teoriche, vorrei poi rapidamente procedere all'analisi dei principali studi clinici per vedere poi alla fine di trarre delle conclusioni. Ecco, la prima cosa che ci si può chiedere, ammesso che esista un nesso di causalità tra terapie ormonali e neoplasie,
chi sono gli attori di questo nesso? Cioè, sono le gonadotropine coinvolte? Ecco, io voglio sviluppare rapidamente in primo luogo questo aspetto. Per chi non abbia dimestichezza, quotidianità con la medicina della riproduzione, voglio ricordare che normalmente, ecco, mi riferisco a un ciclo fisiologico, c'è una esposizione periodica, inizio ciclo, a metà ciclo, a degli incrementi di FSH. Qui facciamo riferimento specificamente alla fase follicolare precoce. Vedete, l'FSH aumenta in relazione alla necessità di indurre una certa quota, la crescita di una certa quota di follicoli e favorire poi la dominanza di un singolo follicolo. Durante un ciclo di riproduzione assistita, quello che si verifica, ci sono due cose importanti. La prima, noi somministriamo degli agonisti del GnRH, molto spesso somministriamo agonisti del GnRH nel corso della fase follicolare o luteale del ciclo che precede il vero e proprio ciclo di stimolazione. In questo caso noi abbiamo un effetto flare, cioè abbiamo una dismissione massiva di tutta la riserva della quota ipofisaria di FSH e LH. Quindi per una quantità di giorni che va dai 7 ai 20 giorni, in realtà in genere nell'arco di circa 7-14 giorni questo effetto si consuma, la paziente viene esposta, e quindi nell'ambito di più cicli di riproduzione assistita questo può avvenire, a una quota sovrafisiologica endogena di FSH e DLH. Ed è ovvio che per sostenere la crescita follicolare multipla, analogamente noi somministriamo una certa quantità di FSH o di LH o di associazioni FSH e LH esogeni che mantengono i livelli delle gonadotropine relativamente elevati. Quando noi stimoliamo le pazienti nell'ambito di un ciclo di riproduzione assistita, nella maggior parte dei casi, al contrario, manteniamo, questo è un classico long protocol, molto bassi livelli circolanti di LH. Questo è l'andamento dell'LH nell'ambito di un ciclo fisiologico, nell'ambito dei primi 12-14 giorni. Questi sono i livelli persistentemente bassi di LH che noi otteniamo con la somministrazione degli analoghi del GnRH. Quindi, nell'ambito di un ciclo di stimolazione noi modifichiamo, e questo è ovvio, la fisiologia e il comportamento sia delle gonadotropine esogene e endogene sia di quelle endogene. Ebbene, ci sono molte evidenze riportate in letteratura relative al fatto che i recettori dell'LH, dell'FSH e dell'HCG sono ubiquitariamente espressi. Questo è uno splendido lavoro di Ilpo Otaniemi che mostra come i recettori per l'LH siano presenti nella specie umana a livello di differenti distretti. Quello che è interessante è che anche se i recettori dell'FSH sono meno espressi a livello di diversi distretti rispetto a quelli dell'LH, i recettori dell'FSH sono stati in qualche modo chiamati in causa nell'ambito della espressività e della, diciamo, aggressività di certe neoplasie. Questi sono studi soprattutto che provengono dal mondo dell'immunoistochimica, della ricerca di base, però si è osservato come appunto la iperespressione dei recettori dell'ormone follicolo stimolante possa in qualche modo facilitare lo sviluppo e la metastatizzazione dei tumori ovarici epiteliali, ed è stata ritrovata un'alta espressione di recettori per l'FSH e neoplasie ovariche sia epiteliali sia stromali. Un altro aspetto molto interessante che voglio sottolineare è che una cosa di cui noi stiamo molto parlando nell'ambito della medicina della riproduzione è il fatto che esistano dei polimorfismi appunto del recettore dell'FSH. C'è un polimorfismo particolarmente comune nella popolazione, in eterozigosi noi lo troviamo in circa il 26% della popolazione femminile, chiedo scusa, non so cosa ho combinato, c'è questo polimorfismo che riguarda questa serina in posizione 680, che nell'ambito della, diciamo, storia riproduttiva è stato associato a una maggiore resistenza delle cellule della granulosa all'attività dell'FSH. Che cosa significa? Che le pazienti portatrici di questo polimorfismo, già in eterozigosi, hanno livelli circolanti di FSH leggermente più elevati ed hanno una lunghezza, pur nell'ambito della normalità, maggiore del ciclo mestruale. E hanno anche una maggiore quantità di follicoli antrali in fase follicolare precoce. Che cosa significa? Significa che la granulosa è più resistente all'attività dell'FSH, perché questi recettori sono meno performanti, per capirci, e quindi l'ipofisi deve mettere in movimento in circolo nell'arco del tempo più FSH, e questo si traduce anche in un maggiore movimento di follicoli antrali con l'obiettivo di selezionare il follicolo dominante.